Oggi parliamo del congedo di maternità. Ciao, sono Vincenzo Lauricella del SAT in Vigilanza e oggi voglio parlarvi del congedo di maternità. Iniziamo dicendo cos'è il congedo. È un periodo di astensione dal lavoro al quale ha diritto la lavoratrice madre durante la gravidanza. Vi segnalo anche che è valido per l'adozione e anche per l'affidamento. Quali sono le fonti che regolano questo diritto? Il testo unico sulla maternità e il CCNL all'articolo 129. Vediamo insieme la decorrenza e la durata del periodo di astensione obbligatoria. Il periodo inizia 2 mesi prima della data presunta del parto, salvo le recenti novità introdotte dalla legge di bilancio che consentono alla lavoratrice di lavorare fino al 9° mese. Tuttavia, nella vigilanza privata, stante la particolarità delle mansioni svolte, il periodo può iniziare prima, con l'astensione anticipata. Questo è quanto previsto dalla legge prima del parto. Vediamo cosa prevede dopo il parto. La normativa prevede che dopo il parto la lavoratrice possa fruire di un periodo di astensione obbligatoria fino al 3° mese di vita del bambino. Se a seguito del parto il bambino dovesse essere ricoverato presso una struttura sanitaria, la madre può sospendere il periodo di astensione obbligatoria per poi fruirne successivamente alle dimissioni del bambino. Vi voglio segnalare inoltre che in caso di interruzione della gravidanza dopo 180 giorni o di decesso del bambino alla nascita o durante il periodo di astensione obbligatoria, la madre può comunque fruire dell'intero periodo previsto. Quanto spetta come retribuzione durante l'astensione obbligatoria? Il CCNL prevede il pagamento del 100% della retribuzione. Cosa accade in caso di festività cadente nel periodo di astensione obbligatoria? Come visto nel precedente video sulle ferie, il datore di lavoro deve pagare, oltre alla normale retribuzione, una giornata in più per la festività non goduta. Questo è quanto previsto per l'astensione obbligatoria. Nei prossimi video invece parleremo dell'astensione facoltativa, dei congedi per il padre, dell'allattamento e dei permessi per l'assistenza al bambino malato. Spero di aver chiarito ogni dubbio e in caso di domande contattateci ai nostri riferimenti o commentate sui post. Ciao!